Ok, live. Buongiorno a tutti. Ciao Andrea, ciao Paolo. E buongiorno a tutti, tutti quelli che si stanno collegando e seguono la diretta di oggi. Allora, partiamo subito a bombo sull'argomento di cui abbiamo pensato di parlare oggi. E lo faccio naturalmente cambiando un attimino come al solito i piani rispetto a qualcosetta che era stato previsto per una notizia nella quale mi sono imbattuto proprio questa mattina. E allora parliamo sostanzialmente del mondo dei media, questo come avete visto dentro il titolo della diretta e il messaggio che abbiamo mandato, però oggi mentre cercavo del materiale. Mi imbatto in questa notizia, cioè sulla confidenza che danno le persone al mondo delle news tramite la televisione. Quindi facciamo una piccola panoramica. Strumento classico, cioè televisione, non stiamo parlando di internet e di tutto quello che ne deriva, social network, quindi tutte le varie discussioni, la difficoltà di reperire informazioni affidabili su questi strumenti, ma parliamo proprio della classica televisione, quindi strumento che non ha età o comunque è riconosciuto da tutti, e parliamo di che cosa cerchiamo all'interno della televisione, delle news, quindi dell'informazione. Mi ha colpito sapere come tramite uno studio nel passaggio tra gli anni 1995 e 2020, quindi in totale 25 anni, si sia dimezzata la confidenza che hanno le persone verso questo strumento, soprattutto dal punto di vista informativo. Quindi c'è uno scetticismo, se ve la voglio dire in termini numerici, quindi percentuali naturalmente, avevamo soltanto un 25 persone degli intervistati che erano diffidenti su quelle che erano le notizie derivanti dalla televisione nel 1995 diventano più del 50% oggi, quindi riproponendo questo sondaggio. Direi che questo è un caso di specie e mi collego a una seconda notizia sempre trovata un po' all'ultimo, dove si cerca di capire il perché invece la gente passa e quindi trasla la propria attenzione da quello che è il media classico, diciamo, chiamiamola televisione, vogliamo dirla in questa maniera, piuttosto che il media innovativo come il social network, ad esempio. Anche qui un sondaggio porta a definire che il classico motivo per il quale ci colleghiamo all'interno di un social network, cioè il trovare gli amici, che era un po' diciamo, la causa principale della crescita e lo sviluppo dei social network all'inizio, adesso viene meno addirittura in decadenza e i due motivi principali, poi ne parleremo sicuramente Andrea e Paolo parleranno anche di questi due aspetti. Addirittura il 30% della gente si iscrive all'interno del social network per due principali motivi, che sono: uno è commerciale, cioè poter acquistare determinati prodotti; secondo aspetto è seguire le celebrità. Quindi addirittura diciamo, motivo per il quale io prendo delle decisioni è seguire un'altra persona che non è più un mio amico, non è una persona che conosco direttamente, ma è un modello sostanzialmente. Ho fatto questo brevissimo excursus perché appunto oggi noi parliamo di mercato dei media ed è giusto farlo facendo un attimino due passi indietro, se non anche qualcuno in più rispetto a questi argomenti. Erano semplicemente delle notizie interessanti che fanno un po' capire dove stiamo andando, ok? E fanno capire il trend che sta acquisendo questo mercato. È necessario però, come dicevo, fare una piccola digressione su che cos'è il settore dei media. Allora, innanzitutto, i media sono tutti coloro che tutte quelle aziende che ci permettono di comunicare verso un pubblico più o meno specifico.
Naturalmente possiamo e dobbiamo fare attenzione di andare a distinguere questo enorme settore in almeno due parti, una delle quali non affrontiamo oggi, cioè quella del mezzo, che è più il settore delle telecomunicazioni, quindi il come io porto quel messaggio, attraverso quale strumento porto quel messaggio, quindi cavo, rete, internet, piuttosto che via satellite, in televisione, eccetera, quindi lo strumento attraverso il quale io arrivo, ok? Quindi parlo di strumento fisico, che naturalmente non è che possiamo non considerare, perché è strettamente correlato poi a quello che è invece il secondo, la seconda enorme fetta di mercato, che è il contenuto, cioè tutte quelle aziende che mi permettono di portare un qualcosa e mi danno una piattaforma piuttosto che uno spazio, se vogliamo continuare anche a parlare della televisione, perché nel mercato dei media ci sta sia la parte più o meno tecnologica, più o meno innovativa, ci rientra tutto, quindi tutte quelle che mi permettono di arrivare a mostrare il contenuto effettivo che io voglio visualizzare al mio pubblico. Abbiamo avuto negli ultimi anni e direi che il passaggio alla digitalizzazione di questo settore, come la stanno affrontando in tempi diversi un po' tutti i settori, per il mercato dei media è già molto avanti, e direi che non siamo più a una digitalizzazione del settore, ma siamo a un perfezionamento e un'evoluzione specifica della digitalizzazione, cioè qui si arrivano a fare contenuti nuovi permessi da delle tecnologie nuove, ma che erano già in digitale, quindi ci stiamo assolutamente perfezionando. Questo contenuto, come vi dicevo, è per forma, abbiamo avuto un passaggio da analogico a digitale, per tipologia ne troveremo diversi, perché il contenuto è tanto un video, quanto una foto, quanto un articolo di giornale, quanto un post che creiamo all'interno del nostro social network, e dobbiamo altrettanto fare attenzione al passaggio dei creatori, cioè l'evoluzione del creatore di questi contenuti, cioè il passaggio sempre più rilevante da dei creatori che erano solo esclusivamente professionisti a creatori che invece possiamo definire forse amatoriali. Io lascerei un attimino la parola ad Andrea, forse per fare una carrellata di quelli che sono stati i motivi e le evoluzioni di questo mercato nello specifico. Sì, grazie Albi. Io in questi giorni, quando abbiamo deciso di affrontare questo tema, mi sono soffermato un po' sul cambiamento che c'è stato negli ultimi 10 anni, perché a differenza di tanti altri settori è stato veramente un cambiamento gigantesco, soprattutto se paragonato con quello che è successo storicamente. Se voi, i più datati, diciamo così, si ricordano l'arrivo della televisione in bianco e nero, prima di essere seguita dalla televisione a colori, ne sono passati di anni. Bene, ora in un arco di tempo molto più ridotto, ad esempio nell'ultimo decennio, i cambiamenti di cui siamo stati protagonisti sono stati veramente giganteschi. Allora la domanda è stata quella di chiedersi: ma quali sono stati i fattori che hanno portato a questa accelerata incredibile e a questo cambiamento pazzesco nel settore dei media? Ne abbiamo identificati alcuni. Il primo è proprio questa, la velocità che è dovuta a diversi fattori, a diversi eventi e a diverse condizioni che negli ultimi 10 anni sono andati a crearsi e che prima forse non c'erano. La seconda caratteristica dei cambiamenti all'interno del mercato dei media è sicuramente rappresentata dalla questione generazionale. Anche qui l'impatto del fattore generazionale è stato fondamentale, perché nel modo di ragionare noi, ma anche le generazioni più giovani di noi, sono molto diverse dalle generazioni invece più mature, chiamiamole così, quelle dei baby boomers. Facevo un esempio l'altra sera. Noi, e i più giovani di noi ancora di più, siamo caratterizzati dal fatto che ci guardiamo quello che vogliamo, quando lo vogliamo e dove lo vogliamo.
In noi il concetto di palinsesto, cioè il concetto di seguire una pianificazione già programmata, dove all'interno trovo un programma che mi interessa molto, un programma di cui non me ne può fregare di meno, non è quasi presente. Mentre se noi parliamo con una persona più anziana di noi, man mano che la persona è su con l'età, diciamo, il concetto di palinsesto è ancora molto forte. Loro magari vanno ancora a vedere sul quotidiano piuttosto che sul settimanale locale. I programmi che ci sono stasera in televisione, per dire, o su internet, programmi TV, perché sono cresciuti con quell'ottica dove i media tradizionali avevano un loro percorso ben netto disegnato. Noi invece siamo già cresciuti di più con la logica del poter fare e guardare solo ciò che ci piace e ci fa star bene in quel momento e nella comodità più assoluta, quindi dove riteniamo di seguirlo. Questo sicuramente è stato enfatizzato tantissimo dalla pandemia, perché è inutile negare che la spinta che c'è stata nel 2020 nel settore dei media è stata qualcosa di fondamentale, perché ci siamo trovati così di punto in bianco da un giorno all'altro a trovarci rinchiusi nelle varie case. L'unico modo di svago e l'unica modalità di contatto è proprio stato attraverso i media. Non per niente, infatti, il mercato dei media in quel momento storico, in quei 2 mesi, ha avuto un boom senza precedenti, ma perché non è che le alternative in quel periodo fossero molte. Certo che questo ci ha permesso di scoprire ancora di più certe comodità che stavamo già pian piano prendendone consapevolezza, ma con il tempo e con le condizioni cambiate abbiamo potuto provare sulla nostra pelle, come si sa, quando tu provi una cosa che ti fa star bene, che ti piace, in cui vedi un'evoluzione, difficilmente poi quando le condizioni tornano normali, cioè esci di casa perché il lockdown è finito, torni alla situazione precedente. Le positività fai di tutto per continuarle a mantenere. Ovviamente non stai più tutto il giorno attaccato alla televisione perché hai anche altro, o non stai più tutto il giorno su Netflix piuttosto che perché hai anche altro da fare. Logicamente, se devi andare a lavorare, non penso che siano d'accordo che tu mentre lavori ti guardi Netflix. Quindi, tornando alla normalità, comunque una riduzione c'è di nuovo stata, ma non siamo tornati alla situazione pre-pandemia. Tant'è che è una cosa molto interessante che ho potuto trovare su internet, è come faceva vedere sulle attività tradizionali, classiche, dall'ascoltare la musica a guardare un film in streaming, piuttosto che a leggere le notizie sportive, piuttosto che leggere il gossip, piuttosto che guardare i video, faceva vedere il pazzesco incremento che c'è stato nei mesi del lockdown, quello del 2020. Ma la cosa molto interessante era vedere il diverso incremento per le varie fasce di età, quindi per le varie generazioni. Allora, ad esempio, scopriamo che per un aumento generalizzato del 58% di ascolto di musica in quel periodo, la generazione Z, cioè i più giovincelli, l'hanno incrementato del 70%, che già ascoltavano più degli anziani, ma hanno ancora avuto un incremento del 71%, mentre i boomers solamente del 38%. Questo poi viene fatto per appunto tutte le attività che prima vi stavo così a titolo di esempio elencando. Ed è molto interessante vedere la differenza che c'è tra la generazione più giovane e la generazione più anziana, proprio a portarvi a titolo di esempio quello che Che ci sono di nuovo problemi di rete. Direi di sì, Andrea non riusciamo a vederlo in maniera definita. Nel mentre che aspettiamo che Andrea si riconnette, Paolo, io ti direi che magari ti lasciamo a te invece presentare quello che era la parte che avevi visto, che forse si avvicina più a quell'aspetto che dicevo dei creator. Quindi diverse tipologie di creator rispetto a quelli che avevamo in precedenza. Sì, intanto Andrea si è ricollegato, quindi dopo io magari Penso interessante. che mi abbiate sentito fino alla parte delle varie attività delle varie generazioni. Volevo chiudere dicendo questo, che tutti questi fattori sono veri, però dobbiamo andare a risalire al fattore forse fondamentale, cioè il fatto che in questi anni, negli ultimi 10 anni, come mai è successo prima,
si sono create quelle precondizioni, quelle strutture, quei sistemi che hanno permesso che ciò diventasse possibile. Faccio un esempio: se noi nel 2000, con i telefoni che avevamo nel 2000, volevamo vedere un film, non c'era verso, il telefono si apriva così, c'era la tastierina e non era mai più il tab, non era mai più lo smartphone che abbiamo oggi. Quindi, se tutte le altre condizioni fossero anche state presenti nel 2000, mancava la struttura. Oppure internet. Nel 2000 o nel 95 non c'erano certo le linee internet che abbiamo oggi, la velocità di internet che abbiamo oggi. Quindi era impossibile vedere un film in streaming. Senza ricorrere al 95, comunque già solo nei primi anni 2000, se tu volevi guardare un film su internet, te lo scaricavi e poi te lo guardavi. Oggi la cosa avviene contestualmente, perché? Perché il sistema e le strutture sono state ipotizzate. Quindi tutto vero quello che abbiamo detto prima, ma tutto ciò è potuto succedere ora e sta succedendo ora, perché ora ci sono le strutture, ci sono i sistemi che permettono che ciò possa accadere. Infatti, tutto questo non ha portato altro che un aumento del consumo dei media giornaliero. Poi i tradizionali magari sono penalizzati a scapito dei media innovativi o dei media digitali. Certo che sì, ma se noi tiriamo il totale tempo, totale minuti al giorno trascorso attraverso i media, siano essi tradizionali o digitali, dal 2011 al 2021 non si può che notare un aumento. Poi magari il tempo in cui leggo il giornale al giorno si è ridotto drasticamente, ma questo è stato ampiamente superato da tutte le altre comodità che nel mentre sono sorte. Paolo, forse facciamo a questo punto, ti ripasso io la parola rispetto a prima. Sì, io volevo portare un attimo l'attenzione su più che il media in generale, su chi crea contenuti apposta per i media. Quindi l'evoluzione impressionante che c'è stata negli ultimi anni, come accennavi tu anche all'inizio, ha avuto un impatto molto importante sulla possibilità di creare dei contenuti. Diciamo che io la intendo come liberalizzazione della creazione di contenuti, cioè prima, come dicevi giustamente tu, chi creava contenuti per i media era un professionista e stop. Cioè, per scrivere su un giornale devi essere un professionista. Per condurre un programma in televisione dovrei essere un professionista. Per diciamo, un programma radiofonico, idem, la storia finiva lì, cioè non c'erano altre possibilità. Oggi diciamo che ci sono molti più content creator che si possono improvvisare dall'oggi al domani. Cioè, è vero che in passato qualche artista era passato dalla radio alla televisione, i casi più eclatanti, i casi più famosi, diciamo, sono quelli di Fiorello, Gerry Scotti, piuttosto che Amadeus, Alessandro Cattelan, ce ne sono tantissimi che negli anni si sono ripetuti. Però erano quelli che riuscivano a dimostrare nel media principale una particolare predisposizione anche per, diciamo, poter comunicare in un altro media. Quindi magari bucavano il video anche con la loro faccia, perché altrimenti uno magari non era molto bravo da un punto di vista della voce, ma non riusciva nell'espressione invece del corpo, piuttosto che nei movimenti, di esprimersi correttamente, e a quel punto nella televisione non funzionava. Questo è un po' il ragionamento. Ad oggi invece vi faccio soltanto alcuni esempi di che cosa fino a qualche anno fa era impensabile come interrelazione tra i vari media. Oggi chiunque può avere un podcast su Spotify o su Spreaker, per esempio, e comunicare a qualunque altro il suo interesse per il modellismo degli aeromobili. Piuttosto che oggi per un artista, un cantante, conta molto di più il numero di riproduzioni su Spotify, o ancora meglio, il numero di volte in cui la sua canzone viene utilizzata su TikTok, piuttosto che quanti, diciamo, dischi fisici vende o se partecipa a Sanremo o all'Eurovision, per esempio. Cioè, il discorso dei Måneskin, o dei Måneskin, o meglio, ha funzionato l'Eurovision, vi do questa chicca anche perché alcuni loro pezzi erano andati molto bene su TikTok da un punto di vista internazionale, e questo ha agevolato, diciamo, l'onda lunga delle loro performance in giro per il mondo. L'altro esempio, l'ultimo, diciamo, del giovane torinese, che è passato dall'essere un totale sconosciuto che faceva video su TikTok senza neanche aprire bocca, diciamo, a fare video insieme a Del Piero, piuttosto che essere invitato al Festival di Venezia, cose che fino a qualche anno fa erano impossibili e impensabili. Quindi diciamo che la rivoluzione, come accennava Alberto prima, è impressionante nei media, e
è davvero impressionante. E questo sta toccando tutte le sfaccettature, quindi sia i modelli di business di un'azienda che opera nel settore media o nei vari settori media, che in coloro che creano il contenuto. Questa è un po' la sfaccettatura di entrambi i lati della, diciamo, del business dei media. E l'interrelazione tra i diversi media sta aumentando in maniera esponenziale. E direi nell'attesa anche che anche noi abbiamo il nostro podcast, visto che tutti possano averlo, allora a questo punto anche Brad dovrà avere il proprio spazio vocale. No, tornando all'ultimo aspetto di cui hai parlato, cioè il discorso dei modelli di business, che credo che in quanto noi società che a tutti gli effetti vogliamo parlare di business reali, dobbiamo appunto portare di nuovo l'attenzione su quelli che sono i modelli business vincenti all'interno del settore dei media. Dalla chiacchierata di oggi avrete capito che parliamo di un settore enorme che tocca tantissimi aspetti e bisognerà cercare un attimino di circoscriverlo. Nella prossima settimana, cioè sì, durante la prossima diretta, la prossima settimana, parleremo più nello specifico di quelli che sono i modelli di business relativi a questo settore, dove per darvi inizialmente proprio così due informazioni, credo che ci sia una forte polarizzazione tra due tipologie, soprattutto poi con varie sfaccettature, tra due tipologie di modelli di business, che sono la classica sponsorizzazione, quindi c'è un contenuto che viene posto all'interno di un determinato spazio e per offrirlo bisogna pagare, ok? Una sorta di, diciamo così, affitto, che più si è visti e più è allettante il posto dove si vuole andare a essere pubblicati e più si è disposti a pagare. Dall'altro lato invece abbiamo tolto quello che è completamente un'altra tipologia di o meglio, si è tolto completamente l'aspetto pubblicitario per dare più spazio a quello che è il contenuto vero e proprio e far concentrare l'operatore sul contenuto, e quindi parliamo dei classici servizi ad abbonamento, dove non vogliamo vedere altro se non quello che desideriamo. Quindi abbiamo un po' questo doppio binario, quindi solitamente i modelli di business si circoscrivono in questi, con una criticità in particolare, che è come verranno o come vengono suddivisi e spartiti i ricavi derivanti tra quelli che dicevamo essere creator, quindi dei contenuti, e poi distributori. E qui abbiamo la diatriba che tutti conosciamo, pensate ad esempio a Google con tutte invece le agenzie di stampa che danno i propri contenuti, chi è che deve guadagnare di più o di meno, e qui non so come si faccia bene a definire chi ha ragione e chi ha torto. In ultimo aspetto, l'evoluzione tecnologica andando più in là possibile con nel futuro, con l'avvento di altre tecnologie come la blockchain, gli NFT, eccetera, che daranno l'opportunità di avere altri modelli di business. Ok, non ci dilunghiamo oltre, e se Andrea e Paolo non vogliono aggiungere nulla, tutti questi argomenti li trattiamo nella prossima settimana, nella prossima diretta. Come al solito il video ve lo pubblichiamo anche sul canale YouTube, quindi se lo vedete fateci sapere con un like se vi è piaciuto, condividete oppure invitate le altre persone o conoscenti anche sul canale Telegram, che ricordo ancora una volta è sempre gratuito. Per invitarlo basta semplicemente condividere il link che trovate. E niente. Ragazzi, grazie a voi, buona giornata e, come diciamo, stay bright. Ciao a tutti.